Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Nioh. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati, quindi dopo aver completato la prima missione principale della nuova zona. Ora andiamo un attimino a vedere, come detto, ci sono un po' di missioni secondarie che effettivamente dovremmo anche fare per livellare un pochino. Però vediamo un po' se livello missione. Questa che abbiamo fatto era tre spadine a livello di difficoltà. Ci proviamo, che dite? Ci proviamo? Ma proviamoci. L'oceano torna a ruggire. Qua facciamo una brutta fine. Allora, quelle voci sul fantasma di Itsukushima hanno spaventato a morte l'equipaggio. Noi Kobayakawa saremo anche lupi di mare, ma la nostra esperienza non include alcun fenomeno soprannaturale. Se riuscissi a scacciare questo terribile spirito, Siranjin sarebbe felice di organizzare un incontro con i Murakami. Loro dovrebbero essere in grado di riparare il tuo vascello, straniero. Potrei persino considerare l'ipotesi di dare una mano a Lord Ieyasu in cambio del tuo disturbo. Vabbè, perdonate le pronunce, ma questi nomi molto orientali non è facile da pronunciarli. Comunque vediamo un pochino come va anche per quanto riguarda Nioh. Poi non so se magari qualche volta, come detto, io vedrò anche un pochino come va la serie, nel caso qualche partita un po' più lunghetta, qualche live, non lo so, vediamo un pochino, anche per livellare. Purtroppo alcune volte ci sono periodi un po' particolari dove maggio, quindi a 600, ok, dove è difficile anche portare alcune cose, perché appunto magari escono altri titoli interessanti, o magari semplicemente anche per questione di, cioè, a volte che un titolo ti piace ma non è il periodo giusto forse per giocarlo. In questo caso, per carità, non che non sia il periodo giusto, però forse un po' anche con l'uscita di altri titoli. Aspetta, metto questa qua di, che mi trovo meglio, perché posso fare, ecco, quella che non sono riuscito a fare, cioè questa cosa, va. Aspetta, c'è quel tipo, però scusate, siccome noi abbiamo anche un po' di anime da distribuire, poi parliamo anche con la tipa, però prima di tutto ne abbiamo 18.000 e credo che un livellino ci possa anche uscire, anzi adesso ne abbiamo 19.000, ce n'è qualcuna in più. Lo so che dovremmo aumentare un pochino anche magia e spirito, però legame spirito guardiano, potenza magia, non so fino a quando ci possano iniziare a servire. Noi, come detto, stiamo andando molto di cuore, perché è l'arma che andiamo ad utilizzare, la katana. Come vedete, questa influenza spade e archi. Quindi dai, un altro livello così ce lo facciamo. Poi iniziamo a ragionare anche sulle altre, sugli altri parametri. Intanto parliamo anche con la tipa. Ottieni pietra focaia. Ok, ottieni amuleto del fuoco. Va bene. Allora, intanto andrei a vedere un attimino. Vabbè, questo qui non li avevamo già visti. Vediamo un attimo anche alcune differenze di questi oggetti, che vabbè, forse semplicemente non li avevamo addocchiati tutti. No, però volevo andare a vedere quello che ci ha dato. Ciocca giove, una ciocca di capelli. Vabbè, non è questo quello che ci ha dato, però per vedere anche quello che abbiamo. Per me la tua arma con la potenza del vento. Talismano magico, ok. Abbiamo un fottio di robe, talismano fulmine, quello che abbiamo attrezzato. E in linea teorica però dovremmo avere, ci ha detto anche quello, ma una maschera abitata dal potere del dio del fuoco. Se indossata sputa fiamme dalla bocca per ferire i nemici attorno a te. Però è un consumabile, come vedete. Amuleto del fuoco, anche questo è un consumabile. Però non si sa mai come possiamo comunque inserirlo. Passiamo qui sopra, vediamo un pochino, c'è quello lì, c'è quest'altro tipo, scusi.
Via Fede. Già che ci siamo, la mezza ripulita gliela diamo. Facciamo quello spiritoso. Ole. Prendiamo frecce che ci sono utili. Apriamo anche questo qui. Sì, perché le frecce le abbiamo utilizzate. Aspetta, dove va? Buon uomo. Che fa? Sfugge? Che dite, facciamo? Ma sì, ecco, dall'alto ci sta. Anche perché dobbiamo raccogliere quello che ci può lasciare questo cazzo. Ah, questo è quello di... Ah, bello. Adesso abbiamo attacco sportiveggiante qua. Va. Ok. Sì, siamo un po' più lenti con questa presa dall'alto, però onestamente mi ci trovo piuttosto bene. Fatemi vedere un attimo. Avevamo anche... Ok, questa. E invece con l'altra L1, una volta che la rimettiamo. Ok, perfetto. Sì, ogni tanto mi do anche una rinfrescata per quanto riguarda i tasti, perché effettivamente... Allora, certo, anche questi potrebbero essere utili per livellare, però Vediamo un pochino. Allora, questi con l'arco mi stanno abbastanza sul culo. Sul culo. No, non... Mi se... Perché stavo con la coda dell'occhio fissato su quel fottuto bastardo con l'arco e non ho visto che c'era il buco. Quindi occhio. Aspetta, che cosa sono? Tra l'altro malissimo. Vai, rompi le casse. Oltre ai coglioni. Guardi, io prima salvo... lo so perché ho preso la... Aspetta, fatemelo ammazzare prima. Che fa, si para? È un po' figlio di... Una baldracca, mi scusi. Mi scusi. Mi faccia recuperare il Kodama. Vada. Come se fosse a casa sua. Vediamo un attimo anche qua tutte ste strade. Una situazione anche abbastanza labirintica. Tenere a bada i mossi, dobbiamo accendere un fuoco. Tipo questo. Ok, quindi così teniamo a bada i mostri. Almeno da quello che ci ha detto lo spirito del morto. Che poi se è morto evidentemente non è che abbia funzionato. Allora aspetta, prima di insinuarci da questo lato cerchiamo di liberare anche questa stanza magari. Perché non lo sapevo che c'è stata una culata. Ok. Dai, faccia poco. Quanto cazzo. Attenzione con quanta leggiadria. Guarda che culo. Ma sei un figlio di... Una baldracca. Ma scusi, guarda questo. Allora, recuperiamo qualunque cosa recuperabile. Ok. Allora. Altra cosa, noi vi ricordo che come arma secondaria abbiamo anche questa qui. La stiamo utilizzando meno. Tra l'altro non so se ho messo quella un po' più prepotente di queste qui. Credo di no però, eh. Perché la stavamo tenendo d'occhio l'altra volta. 191. Questa 205, ma ce ne sono diverse. Ora andando verso l'alto, no, credo questa qui sia quella più potente che abbiamo. 225 di danno, interruzione abilità, attacco potente. Quella però fa più danno con l'attacco potente. Questa 225, 222, spezza guardia. Allora, diciamo, questa qui ha più abilità. Certo, come danno rampino più 16%, mentre quest'altra attacco ravvicinato 15%, 225 su 191. Non lo so.
lo so, non è che mi convinca tantissimo. Certo c'è il moltiplicatore di attacco più. Proviamola, possiamo provare. Rompi e schiva. Penalizzato. No, in realtà forse. So che fa meno danno. Forse aumentando la familiarità, però si potrebbe provare. Proviamo, dai, tanto. Magari in queste fasi vediamo un pochino come va. Poi dobbiamo anche cambiare un po', attivare un po' di abilità per queste armi secondarie. Per il momento però famo che andiamo con la katana che mi trovo meglio in queste situazioni. Parati, va. Ok. Parati, ok. E qui spunterà qualcuno. Sembra strano. Magari possiamo provarla con il tipo, questa qui. L'attacco potente. Ok. E qua possiamo eventualmente, se facciamo una cosa più. No, da vicino comunque conviene questa. Però da lontano, come avete visto, quando magari sono più nemici, non è male come. Come risorsa quell'arma lì. Ora, qua io onestamente non la vedo benissimo come zona. Cazzo, per poco. Vabbè, adesso dobbiamo iniziare anche a fare. Farci le misure. Recuperiamo un po' di stamina. Cazzo, non cadiamo. Non cadiamo. Perché questa poi quando parte con questi attacchi così non si ferma più. Qui rompo un po' di tutto per capire. Ecco, grande. Riconduci il Kodama al santuario. Questi, vabbè, più ne troviamo, meglio è. Ora ci sarebbe questa strada o l'altra. L'obiettivo ci porta forse dall'altro lato. Quindi noi, per spirito di esplorazione, prima di tutto vediamo se sta porta si apre. Certo. Però anche per spirito di sopravvivenza, un'occhiata intorno me la darei. Ecco qua. Cazzo! Oh! Che cazzo è? Aspetta. Aspettate che. Devo rifarci un attimo la mano con questi. Mi allontano un po'. Eh sì, c'è sempre il fatto di fare l'attacco e poi al punto giusto per liberare la zona. Questa cosa, prima o poi vi prometto che riuscirò ad impararla. Magari quando avremo ormai finito il gioco, comunque. Abbiamo trovato un fucile che potrebbe essere utile. Questi li rompo a questo punto perché abbiamo visto che i Kodama si spippolano di solito qui dietro. Comunque, andiamo a vedere cosa abbiamo trovato come arma principale. Niente di eccelso. Lo vediamo direttamente da qui. Mentre come armi dalla distanza abbiamo, a parte quest'altro arco, 235 di danno rispetto a 212. Però quello danno attacco a lungo raggio più 25%. Bonus centro a distanza. No, mi tengo quella. 212, 235 forse non è giustificato il cambio. Mentre qui il fucile che abbiamo fa 200 di danno rispetto a 263. Oddio, effettivamente. Centro bersaglio 92. Bonus centro a distanza più 82. Bonus danno agilità. Sci. Però qui il danno è abbastanza. Cioè, molto più alto. 263 andiamo. Quindi qui è giustificato il cambio. Ora. Lì avevamo fatto il giro, avevamo trovato tutto, però vorrei tornare un attimo qui per andare da quel lato. So che ci stiamo facendo la strada un po' più pericolosa dal punto di vista del. Di sti ponticelli, visto che noi ogni tanto. Vabbè, no.
Ti sei messo stealth dietro l'angolo, ma ti avevamo visto. Scusate, si sa mai che c'è qualche Kodama. Qua uscirà sicuramente qualcuno. Lì c'è qualcuno cattivissimo. Qui c'è quest'uomo con un'ascia. E... no, qui è acqua. Pensavo si poteva rompere. Occhio, perché qua ci possiamo arrampicare. Ma ecco, ci sarà qualcuno con l'arco. Se... se non ti devono far cadere. Che cazzo è sto coso? Porca troia. Aia. Puttana Eva. E basta. Guarda, Cristoforo Colombo, la puttana di Eva Troia. Quel fottuto bastardo con l'arco. Ma questi che cazzo? Che cos'è? Scusate, potete venire un po' più in qua che non mi sento al sicuro lì. Questi cazzo di blob sono pure tosti. Aspetta, ma io sto perdendo salute con me. Perché? No, a parte loro che mi attaccano male. Puttana Eva. Vabbè, siamo morti. Sì, siamo morti perché non ho più salute. E quindi... Ma lì quell'altare io non l'avevo mica visto prima. Ah, non è che non l'avevo visto, non potevo raggiungere. Come cazzo lo raggiungo? Merda. Aspettate. No, da qui assolutamente no. Questo è un problema. Nel senso, vorrei capire come raggiungere quell'altare. Vabbè, facciamo che passiamo da quest'altro lato. Sono tornato all'altro altare. Solo che... cazzo. Il problema sono quei blobini lì. E vabbè, anche la mia cosa delle distanze, che non è proprio il tocco. Allora, fatemi capire un attimo qua. Lì c'è quel baule, ma ci arriviamo senza morire male o... no, questo è un altro blobino comunque, che ci ammazzerà male appena arriviamo qua. Ok. Qua, che non lo sapevo. Ora. Io questo non lo ammazzerò né ora né mai per il momento, penso che... no, che cazzo, dove sono andato? Perché questa cosa? Cioè, volevo aprire la porta, ma non... ma porca troia. Mi sa che abbiamo sbagliato strada. Non volevo andare dal boss, maledizione. Ma che cazzo? No, mi ha cacciato pure questi. Non ce la faremo né ora né mai. Cos'è sta roba? Ma cazzo, guarda qua, questo mi devasta come se non ci fosse un domani. Dove va? Ma io non riesco neanche a ammazzare quelli piccoli, figurati se ammazzo quello grosso. Ma non ce la faremo né ora né mai. Ma scusate, ma abbiate pazienza. Vabbè, abbiamo perso le anime perché qua non riusciremo. Cioè, non ci rivado, c'è il boss. Vabbè, abbiamo capito che c'è un boss qui. Ok, almeno sappiamo dove non andare. Ok, vabbè. Dopo essere brutalmente morti, tra l'altro. Quindi le anime, nonostante tutto, le abbiamo comunque perse. Lì, come detto, c'era il boss. E a questo punto io passo qui sul tetto per capire se c'è un'altra strada alternativa. Cosa che... cioè, presumibilmente dovrebbe esserci, altrimenti che cazzo c'è a fare sto coso? Okay. Non cadiamo, ok, faccio cadere lui e va bene. Qui si può entrare qui, anche se ci vuole una certa precisione. Sì, cosa che a noi manca, direi che manca. Sì, probabilmente per arrivare a quell'altare dovevamo fare questa strada.
cercando di passare da quest'altro lato. Questo attacco ci aiuta sempre, ma... rischiamo di cadere in alcuni casi, quindi non usiamo troppo in modo spavaldo. Vi faccio un giro qua per capire. Ok, qui scendiamo su quell'altare, che ok, ci sta, ci sta. Ma prima di fare questa cosa vorrei... no, vabbè, facciamola adesso. Perché non approfittarne adesso che ci siamo arrivati in modo semplice, tra virgolette. Quindi andiamo a salvare qui. Come detto, abbiamo perso le nostre anime lì dal tipo, quindi per il momento ci facciamo quest'altro percorso per capire se eventualmente c'è qualche altra luce da accendere. Non lo so, onestamente. Noi quella lì abbiamo provato ad accenderla, ma non ha funzionato un granché bene. Qua dove usciamo? Alle spalle di sto figlio di troia. E per poco non moriamo male anche noi. Quindi dobbiamo stare attenti, ecco, ai blobbini. Lo stavo per dire, ma mi ha anticipato il blobbino. Che al momento ci fanno il culo, ma in modo veramente pesante, in modo estremo. Qui non posso passare? No, a quanto pare non credo di poter passare, almeno non al momento. Qui non credo si vada al boss, no, ok. Cerco comunque di dare un'occhiata alla zona, blobbino permettendo. Qui sopra... sarà per un motivo questo piazzale. Qui, come detto, c'è l'altro blobbino. Ok, qui c'è qualcuno che ci inchiappetta male. Ok, qui possiamo recuperare qualcosa. E mi stanno seguendo i blobbini? Sembra di no. Qui ci sarà qualcuno veramente prepotente, quindi voglio tenere prima sotto controllo la situazione. Se c'è un blobbino, eccolo. Mannaggia la troia. Vabbè. Cazzo, tua madre però un po' maglia la cinghiala, te lo dico. No, fermati tu, bravissimo. Ok, vabbè, tutto sommato è andata bene la cosa. Ora, stando attenti ai blobbini e a non entrare qui, dimmi se almeno posso cercare su questo cadavere. Prima non l'avevo letto, non ho fatto proprio in tempo. Ma questi come cazzo li ammazzo, scusate? Cioè, io non gli faccio assolutamente niente. So che ho magari quelli con il fuoco, però non li voglio usare adesso, perché se poi devo andare dal blobone lì che è il boss, cioè, spenderli adesso mi sembra un po' una stronzata. Magari adesso ci pariamo e sediamo. Almeno visitiamo anche la zona, cercando di capire se c'è qualcos'altro prima del boss. Sicuramente, perché cazzo. Scusi. Damose. Sì, perché eravamo andati troppo dritti per dritti verso il boss. Frecce. Quindi adesso, evitandomi sti maledetti, cercando di capire anche se c'è la possibilità di passare senza morire nelle acque qua. Eh no, io ho sempre idea che ci possa essere un piccolo Kodama. No, comunque noi quando facciamo questa capriolata così non cadiamo sempre. Ok, qui riscendiamo in questo piazzale. Quindi fatemi un attimo capire. Lì non ci siamo andati, no? È un'altra
sembra essere un'altra, un altro falò, diciamo, quel torcione che abbiamo acceso prima, che ci diceva però come cazzo ci arrivo io qua. C'è qualche altra strada? Lì c'è un Kodama. Vaffanculo. No, non si passava da qua. Qui non c'erano strade alternative, credo. A meno che non le abbia non viste io, no? Sembra di no, quindi dobbiamo passare da qualche altra parte. Ah, ok, aspetta, qui qualcuno me l'aveva notificata questa cosa di alcuni muri che possono essere distrutti. Aia, puttana Eva, diciamo che noi possiamo essere distrutti da dei muri, non il contrario. Quando cazzo lo ammazzo questo, scusate? Ma che state fuori? E no, occhio. Vamo se. Ok. Ok, allora, l'ho già visto quello che si era imboscato là di lato. Non faccia il furbo. Ecco qua. Furbo c'è sempre. A parte il nostro infimo livello per questa zona, che ci porterà a morire secondo me abbastanza male, questo gran figlio di zoccola. Facciamo così. Ce ne starà un altro qua, no? Qua qualcuno ci ammazzerà male. Prendi le frecce e proviamo. Però mi dia almeno il tempo di, non lo so, allontanarmi un pochino. Che cazzo è? Siamo morti malissimo. Sì, perché non, cioè, una spinta che ci toglie tutta quella vita mi sembra un po' una stronzata, lo dico in amicizia. Però vabbè, la prendiamo per buona. Sta di fatto che se qui non c'è un altro altare siamo morti. Siamo morti male. Comunque, almeno abbiamo acceso sto coso. Abbiamo recuperato un altro Kodama. Lì c'è una stanza che possiamo aprire. Un altro Kodama l'avevo visto da quell'altro lato, quindi forse ci sarà qualche altra porta da aprire. Partiamo da questa. Ah, bello. Fino a un certo punto, scusa, si era visto un po' che si era intravisto quell'uomo che ci tentava di farci l'agguato. E questa stanza quindi sembra essere completa. Cioè completa, via, addocchiata. Qui c'è, sembra che la porta possa essere aperta solo dall'altro lato. E allora siete un po' fili di zoccola, perché io adesso dove vado? Oh, scusi. Allora, tornando a noi, noi siamo passati da quell'altro là, quindi adesso dove andiamo? Guardate, onestamente non lo so. Che cazzo! Puttana troia. L'avevo visto un altro Kodama da qualche altra parte, ma ora come ora non so come ci si possa arrivare. No, però onestamente sta cosa di sti blobbini mi preoccupa, perché cioè io non gli faccio assolutamente niente. Ora dobbiamo capire anche quale possa essere magari l'arma migliore, la strategia migliore, o se effettivamente accendere tutte quelle torce possa essere di aiuto. Questo mi si incula appena. No, eccola. Tipo, ho acceso un'altra torcia. Li faccio più male? Ma perché se non lo prendo, no, non li faccio un cazzo. Ma assolutamente. E togli sto lock di merda. Ammazziamo il
ammazziamo. Cioè, facciamoci ammazzare anche da questi, no? Tanto ormai ci stiamo. Guarda qua. Dimmi tu. Il boss qua non lo faremo né ora né mai. Cioè, se evoco qualcuno, forse sì, ma. Altrimenti. Eh sì, perché non avendo fatto le missioni secondarie, siamo un po' troppo debolucci. Debolucci, debolucci. Ce la facciamo a passare qua senza morire male? Ok, prendi le frecce. Prendi le frecce. Spippola il buon uomo. Nasha. C'è quello lì che... Che? No, aspetta, sto cercando di tenere d'occhio un po' la situazione, cercando di non morire comunque male. Lì c'è uno massiccio. Lì c'è un'altra torcia. Però per accenderla devo passare qui. Ma cioè c'è... non so se c'è un numero preciso di torce per regolarci. Questo riesco a farlo. Magari cadere in acqua così com'è. O è lui che mi fa cadere in acqua? Probabilmente la seconda. Molto probabilmente la seconda. Via. Ok. Perfetto. Allora, qua, vabbè, questo si dovrebbe fare durante il combattimento. Fatemi un attimo. C'è qualche Kodama imboscato qui dietro le casse. Mi ricordo l'altro dove l'avevamo visto, però. Allora, qua possiamo salvare senza cadere, magari. Possiamo salvare e poi passare qui. Aspetta, fatemi prima salvare, perché sennò qua facciamo una bruttissima fine. E già che ci siamo, onestamente, magari una... Vita, resistenza a veleno e paralisi. Vabbè, la vita qua ci serve. Metti vita come se non ci fosse un domani. Non so quanto lungo stia uscendo il video, ma va bene, va bene. Qui andiamo dall'altro lato. Siamo passati? Non lo so. No, c'è una scala, quindi non ci eravamo passati. E da qui possiamo scendere lì. Ok. Andiamo in zona. Ok, ok, va bene. Possiamo allora andare da quest'altro lato. Prima di scendere dalla scala vorrei comunque dare un'occhiata se magari c'è una possibilità di girare da qualche altra parte. C'è questo ninjas, ma probabilmente già ci siamo passati, perché beh, la scala probabilmente non l'avevo vista io da qualche parte, o comunque qua non ci siamo passati, eh. No, non ci siamo passati perché c'è quella torcia da accendere. E onestamente non è per qualcosa, ma se riusciamo tipo a stonarlo un pochino. Vediamo un po'. Un po' di vita. Non è che... no, volevo togliere... Facciamo prima così sti cazzi. Ok. Che come detto è una questione tempistica che al momento ancora non gestisco. Quante sono queste torce, onestamente? C'è un'indicazione per questa cosa? Tedoforo. No, forse allora le abbiamo accese tutte. Ok. Come ci aiuta questa cosa? Nel senso, ci ha detto per il fatto dei mostri, ok, quant'altro, ma ora come ora con ogni probabilità c'è il boss da affrontare, perché credo che ci siamo girati un po' tutte le zone, a parte quel fottutissimo Kodama che mi sono lasciato indietro, ma non so proprio dove andarlo a
recuperare. Che ne so. Quindi se abbiamo acceso tutte le torce possiamo andare dal boss. Eccoci. Ci ho messo un po' in realtà a ritrovare l'altro falò, perché ho detto cazzo, vado direttamente all'altro falò e buonanotte. Aspetta, non moriamo così magari prima di iniziare, soprattutto prima di aver recuperato le nostre animelle eventualmente. Come detto, non... non lo locchiamo, perché secondo me è peggio. Rimaniamo. Sul destra sinistra. Ah, però una mano. L'hanno tagliata, no? Non so, non si riesce a capire. Occhio. Nel dubbio ci ricarichiamo. Cazzo, cazzo. Merda. Spostati. Curati. E diamo una ricaricata. Spostati. E vabbè, ma... inizia a diventare un po' difficoltosa la cosa. Spostati. No, l'occhio. Non so cosa stia facendo, ma lo sta facendo con cattiveria. Cazzo. Mo so cazzi. Aia. No, no. Curati. Spost. Vabbè. No, vabbè, quando viene qua sopra è impossibile. Questa strategia tecnico-tattica. Comunque, riproviamo. Riprendiamoci il nostro piccione. Attenzione, non fare diretto. Occhio. Fatta stoppa, occhio. Parola. Li prova a lanciare anche una schioppettata, perché quella, la parte gialla maledetta è quella più pericolosa, ma anche quella che vediamo più. Sai, sì, io sto qua adesso questo colpo di prepotenza, perché è quello con cui li togliamo più vita. Vediamo se... ma cazzo. Quando fa il cambio di braccine di merda. Occhio. Vale. La... la curata me la do, perché occhio, occhio, se riusciamo a metterci tipo accendo così e poi ne approfittiamo come se non ci fosse domani. Barca. Accidenti. Occhio. Allora, con le braccine io di trovare. Comunque con questo attacco li facciamo abbastanza male. Però visto che è molto randomico, vaffanculo, non mi sa che mi devo già centro. Aspetta. Sì, cazzo. Merda. Quello li dobbiamo prendere, l'occhio. Il problema sapete qual è? Che se ci becca lui ci one shotta, così come con il raggio. Però cazzo, fa combinazioni molto diverse. Vedete quanto li togliamo così. L'obiettivo è questo. Questi piccolini non me li cago per niente. Se posso, perché... altre volte... sì, vabbè, io probabilmente vi lascerò. Cazzo, sono il tentativo
buono, quindi se lo state vedendo questo è il tentativo buono. Non lo so perché. Sto provando mille volte. Grande. Però fa degli attacchi diversi. Adesso non mi sta facendo tipo un attacco ad onda di... Non mi ha fatto le altre volte. Ora non vorrei tirarmelo da solo. Giuro, nel dubbio vaffanculo. Sti cazzo di cose. Occhio. Mi ripulti l'occhio di... No, aspetta, prendo una bassa e mi do anche una infiammata. Un'infiammata. Cazzo. Cura. Attenzione che... Quello non si vuole saperne di... Occhio. Sì, perché sta attacco di suoi. Grande così. Olè. E il blobone è andato. Non senza difficoltà, perché è un grandissimo figlio di maiala. Vabbè, al momento raccattiamo un po' tutto, poi andiamo a ricontrollare e vediamo anche qui. Ok, a posto. Vediamo cosa c'è qua sotto, poi come detto ricontrolliamo tutto quanto. Adesso direi di andarcene da questa zona di merda. Sì, arrivederci, grazie. Ok. ナイフ家康殿は西国の調略を進めておる。毛利では異国の者まで連れておったぞ。東国の渋谷道じゃ大谷京子殿。信州真田はこちらにつきましょう。しかし東国は今や徳川が本拠。多くの大名がすでに密約を結んでおりまする。 三成殿も人気がないの。いやはや全く。いかにすればここまで嫌われることができましょう。ならば物の分からぬ大名どもに今一度義を説こう。 踏みか。また義を振りかざして敵を増やさぬといいが。家康殿には成功法では勝てぬ。わしと共に手を汚してくれんか、行部殿よ。もはやろくに目も見えず下法で生きておるに。 今更正道を歩もうと神仏の救いは受けられますまい。この者が太宰府に秘匿された五国の霊石を見つけ、こたびの戦で役立ててはと申しておりまする。わしらも異国の者に頼ると申すか。 Ok, allora abbiamo visto anche il bastardo lì che parlava con i tipi. Comunque, Anjin, giusto? Bel lavoro. Un Kobayakawa mantiene sempre le promesse fatte. Sarò lieto di chiedere a Murakami di riparare la tua barca. Sentiti libero di riferire al Lord Ieyasu, che può contare anche sul nostro aiuto. Beh, quasi certamente, almeno. Dopotutto, il clan Mori è molto grosso, potrebbe volerci del tempo per creare consenso. Ok, allora ragazzi, direi che ci possiamo salutare qui con questo episodio, doppio episodio. Non lo so se sarà un episodio XL dove vi faccio vedere tutta la zona più boss, oppure se ve l'ho diviso in due, non ne ho la più pallida idea. Comunque spero nel caso che vi sia piaciuto, nel caso, come detto, lasciate un like, condividete, seguitemi anche sulla pagina Facebook e sul secondo canale. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento, un saluto a tutti da quel tale Ale.